insomma, io ho articolato il mio discorso in tre punti, tutti costruiti su questa idea che la diocesanità è l'appartenenza storica, è la forma storica della Chiesa locale, nel modo con cui la Chiesa universale, il mistero della Chiesa, la realtà del popolo di Dio, la comunione costituita dallo Spirito, cioè qualunque modo noi, qualunque nozione noi vogliamo usare per caratterizzare la Chiesa, consapevoli che nessuna è esaustiva, comunque questo mistero, questa realtà in concreto è vissuta in una storia, e quindi ogni storia vuol dire delimitata nel tempo, nello spazio, nella relazione comunitaria. Quindi la mia domanda è questa: cosa succede quando il mistero della Chiesa diventa storia? E io svolgerei questi tre punti. Il primo è che quando la comunione diventa storia, i principi diventano volti, o comunque sono costituiti e devono essere principio per rapporti tra le persone. Ecco. Il secondo punto è che quando la comunione diventa storia, i fatti diventano tradizione, quindi quello che succede è dentro un percorso storico. Il terzo è che quando la comunione diventa storia, il tempo diventa occasione. Ecco, questi tre sono i punti che vorrei un po' svolgere. Quindi il principio generale è che la Chiesa, che è segno del regno di Dio, quindi non è il regno di Dio, come ha richiamato Don Gianni, no? Tutti sarà ricapitolato in Cristo, però in questo momento il segno del regno di Dio è la Chiesa. Ecco, però questa Chiesa appunto è la Chiesa che si rende presente in un posto e quindi diventa accessibile a tutti proprio perché è Chiesa locale, proprio perché in concreto è Chiesa diocesana. Quindi diventa l'incontro con la pienezza del mistero, diventa l'incontro con un frammento, quindi un primo tratto di una spiritualità della Chiesa diocesana, della diocesanità, secondo me si può intitolare la spiritualità del frammento. La spiritualità del frammento è quella docilità allo spirito che rende possibile stare a proprio agio nella storia, cioè trovarsi bene là dove si è inviati, non per accomodarsi in un nido da cui non si vuole uscire, non per rassegnarsi a una situazione, non per censurare critiche e problematiche, piuttosto per avvertire quella immensa simpatia per i destinatari di quel mondo nel quale si è inviati. Quindi la simpatia, che è una categoria usata a conclusione del Vaticano II per il mondo, in realtà diventa simpatia per il contesto in cui mi trovo, in quel frammento di storia. E quindi questa attitudine materna della Chiesa non vuol dire una deriva del sentimentalismo, ma mi sembra che inviti a porre all'inizio l'affetto piuttosto che il giudizio, quindi l'amore piuttosto che il progetto, il servizio piuttosto che l'organizzazione. Interessante che la prima donna della risurrezione, come le ausiliarie chiamano, una categoria che usano le ausiliarie per caratterizzare il loro carisma assumendolo da Paolo VI, la peccatrice perdonata, inviata come prima missionaria, donna della risurrezione, può essere un'immagine della partecipazione femminile come madre, come sorella
alla missione apostolica. La spiritualità del frammento è però anche quella docilità allo spirito che spinge sempre oltre, perché custodisce la consapevolezza che il frammento è sempre una via di ingresso al tutto e insieme è una via precaria, particolare. Perciò la comunità concreta in cui si vive questa spiritualità diocesana non si può ridurre al gruppo delle persone con cui si è stabilita una sintonia, non si riduce alla localizzazione della comunità con cui si celebra l'Eucaristia, ma avverte come determinante per la sua spiritualità proprio l'intera dimensione diocesana e l'orizzonte della Chiesa universale. La spiritualità del frammento è quella docilità allo spirito che rende testimoni e operatori pazienti e tenaci della cura per l'appartenenza dei battezzati alla comunità diocesana, contrastando l'individualismo, quell'inquietudine che viene dalle nostalgie o che spinge alle evasioni. Rivolgere sguardi, osservare volti, ascoltare storie, convocare per attingere la comunione ai santi misteri e rivelare la gloria di Dio che riempie la terra. Ecco, questi sono i contenuti che io vorrei indicare come quando appunto la storia fa sì che il mistero della Chiesa si esprima in concreto nei volti. Allora vuol dire queste tre cose, la spiritualità del frammento, aver simpatia per il luogo in cui si abita, allargare gli orizzonti perché il frammento non è tutto e facilitare un'appartenenza contrastando appunto quella tendenza all'individualismo che, come citava anche Don Gianni, vuol credere ma senza appartenere. Questo è il primo punto. Il secondo è che quando la comunione diventa storia, i fatti diventano tradizione. E quindi la dedicazione alla Chiesa diocesana è una formula generale, ma quindi anche astratta, però vuol dire poi appartenere a questa diocesi. Quindi gli aspetti generali della nozione di diocesanità chiedono per forza di cose di appartenere a una diocesi, a questa diocesi o a quella in cui si vive. E credo che per definire lo stile, per non ritenersi autorizzati a inventare sempre di nuovo la vita cristiana, l'appartenenza alla concreta diocesi che ci ha generati o che o comunque che ci ha ospitati è un essere discepoli di una tradizione. E quindi adesso mi rivolgo in modo particolare alla Chiesa diocesana ambrosiana. Questa Chiesa, naturalmente, come tutte le Chiese, è frutto del mistero celebrato, è frutto della parola accolta. E quindi dobbiamo essere capaci di gratitudine e nello stesso tempo di mantenere viva questa tradizione. E come anche Don Gianni citava, citando Ricoeur, la celebrazione eucaristica, la preghiera liturgica, l'ascolto della parola di Dio sono quindi pratiche irrinunciabili nel percorso verso la comunione che diventa conformazione a una Chiesa concreta. Ora, questo vuol dire per la Chiesa diocesana, che si chiama anche Chiesa ambrosiana, quel modo particolare di pregare che è il rito ambrosiano. Questa determinazione storica mette i credenti dentro il mistero che si celebra per farsi conformare appunto
dalla celebrazione per non far prevalere quella soggettività solitaria e invece far prevalere quella appartenenza comunionale che si realizza per tutti nella celebrazione eucaristica, ma in concreto in quella celebrazione eucaristica. Quindi la tradizione liturgica locale deve essere elemento che nutre la spiritualità dell'appartenenza diocesana. Il modo di pregare ci fa diventare discepoli, e questo mi sembra un elemento che merita una particolare attenzione, perché la sensibilità liturgica mi sembra che sia molto sfumata in una precedenza, in una prevalenza di una sensibilità intellettuale, cioè dell'intelligenza, e di una sensibilità, diciamo, sentimentale. Quindi l'appartenenza alla Chiesa, mi sembra, la Chiesa diocesana, rischia di essere la condivisione di alcuni pensieri o progetti e la soddisfazione dei propri sentimenti, della gratificazione della propria emotività. La liturgia invece nutre questi aspetti assolutamente irrinunciabili, che sono l'intelligenza, il sentimento e tutte le dimensioni della persona, però li nutre con questa sorgente del mistero, cui accediamo celebrando la liturgia. Ecco, la dinamica misterica, che era forse una delle sensibilità presenti nel movimento liturgico, si è come dissolta, ecco, riducendo anche la liturgia a una cosa da fare, o almeno ciò in cui prevale quello che dobbiamo fare. Preparare la messa, tanto per dire, non è tanto, prevale mi sembra, più che l'introduzione nel mistero, quello che dobbiamo fare noi, come dobbiamo renderla interessante, o comunque come dobbiamo occupare e prevedere i diversi ruoli. E quindi a me sembra che questo, nella nostra Chiesa diocesana, non so naturalmente nelle altre, è un rischio. Invece appunto la tradizione, che è anche una tradizione liturgica, deve essere apprezzata come fonte di una spiritualità. E l'altro aspetto della tradizione è la storia di una comunità, che poi diventa anche la storia della singola realizzazione locale della diocesi, quindi delle parrocchie, delle istituzioni, eccetera. E quindi anche noi dovremmo imparare a leggere la storia della diocesi, della parrocchia, dell'istituzione in cui siamo inseriti, come un libro in cui lo Spirito ha scritto la prossimità del regno, e ha scritto anche il dramma della libertà del popolo e delle persone, che non sono mai realizzazioni perfette. E quindi la riflessione critica sulla nostra storia deve andare insieme con la riflessione grata, cioè la storia è insieme motivo di gratitudine, di riconoscenza, perché lo Spirito ha operato, e insieme motivo di riflessione, di conversione, perché la libertà umana ha operato con le sue virtù, ma anche con il suo peccato. E quindi la lettura attenta e critica delle vicende conoscibili mi sembrano un doveroso percorso per un ingresso nel servizio della Chiesa diocesana. E quindi per chi decide di dedicarsi alla Chiesa diocesana, anzi di fare della dedicazione alla Chiesa il suo carisma, ecco, questo conoscere la storia di questa Chiesa, e quando si entra in una parrocchia la storia di questa parrocchia, quando si entra in un'istituzione la storia, che non è solo il funzionamento attuale, ma è proprio un
riflessione su che cosa è avvenuto, su che cosa ha dato a quella parrocchia, a quella istituzione, il volto concreto che si riconosce, per evitare il rischio di assumere troppo frettolosamente la propria esperienza come paradigmatica e come criterio per giudicare tutto e tutti. Quindi nel tema di questa tradizione io vorrei sottolineare appunto l'aspetto della tradizione liturgica e l'aspetto della tradizione, della storia, talvolta anche della cronaca, meno solenne ma più quotidiana, delle comunità. E l'ultima parola che voglio dire è che quando la comunione diventa storia, il tempo diventa occasione. La cura per il segno, che è la Chiesa, che rende credibile l'annuncio del Regno, chiede la dedicazione a edificare la comunione. Quindi la comunione è data, è un dono, è frutto dell'Eucaristia e nello stesso tempo è un compito. E Gesù attribuisce un'importanza significativa all'essere uno dei discepoli per rendere credibile il messaggio. Nella concretezza complicata della situazione diocesana, la cura per la comunione può essere indicato come il servizio prioritario per chi si dedica alla diocesi, quindi i preti e le ausiliarie e tutte quelle istituzioni e quelle forme di vita consacrata che fanno della diocesanità il loro carisma. E a me sembra che questa parola diocesanità vuol dire in concreto favorire il senso di appartenenza come grazia, e non è tanto una questione di disciplina o di obbedienza alle indicazioni diocesane, che evidentemente anche queste però sono frutto di una gratitudine per appartenere a questo. E quindi i percorsi di pastorale di insieme e i ruoli diversificati da assumere sono importanti, ma sarebbero solo burocrazia se non ci fosse cura per i rapporti personali e per quella cosa un po' indefinibile che è il clima di una comunità. L'esercizio di un'intelligenza critica sulle scelte, sulle persone, la condivisione di esigenze personali e del riconoscimento istituzionale possono essere un prezioso contributo a orientare meglio il cammino se custodiscono il clima di cordialità, fraternità, benevolenza che fa sovrabbondare la gioia e fa risplendere la gloria di Dio. In questa prospettiva di contribuire a fare del tempo un'occasione per costruire la comunione, naturalmente si inserisce il capitolo dei ruoli di responsabilità, quella chiamata che è iscritta nel battesimo a essere pietre vive nella Chiesa, che è determinata dalla scelta del vescovo di scegliersi dei collaboratori e che trova risposta in alcuni uomini e donne. La forma del presbiterato è una presenza antica nella storia fin dai tempi apostolici. La forma della consacrazione femminile a questo servizio, diciamo, del ruolo di edificazione della comunità diocesana ha assunto un aspetto istituito nell'istituto delle ausiliarie. Ora questo tema di una corresponsabilità e una missione vissuta al femminile, ma in forma istituita, quindi non come desiderio personale di collaborare con la propria parrocchia, come molti laici hanno fatto e continuano a fare, ma con una speciale consacrazione, ecco, questo tema di come il contributo delle donne consacrate possa dare volto alla comunione diocesana è un compito, credo, tutto da svolgere,
ma che forse le ausiliarie possono testimoniare meglio di quanto io le possa descrivere.